gli altri, cioè i ragazzi di Barbiana per cultura, a meno che non fossero chiamati per raccontare qualcosa, per dire qualcosa. Io ho avuto appunto la fortuna la prima volta di capitare non preannunciato, per cui insomma sono stato accolto, e poi altre due o tre volte perché c'erano delle cose da dire. E questa cosa di Barbiana, per esempio, mi ha diciamo, fatto rivedere tutto quanto riguardava la mia formazione, i miei studi. Poi non ho, forse per vigliaccheria, poi non ho scelto di fare quello che Don Milani aveva chiesto, cioè ha detto lascia l'università, pianta l'università, lavora con gli altri finché saranno al tuo livello e poi tutti insieme potrete fare un passo in avanti. Io poi ho cercato delle mediazioni, forse dei compromessi. Comunque l'esperienza di Barbiana, per esempio, da un lato, e quella di lotta continua dall'altro, o svariate altre che ho potuto fare, per esempio una conoscenza dell'emigrazione e quindi degli operai, di quello che io allora chiamavo gli operai multinazionali d'Europa, in particolare in Germania e nei paesi limitrofi, sono state tutte esperienze che mi hanno ogni volta costretto di diciamo, rivedere tutto quello che c'era prima e non semplicemente di aggiungere un punto in più. In questo senso ho anche imparato che i confini falsano molte cose, cioè i confini, insomma, il primo confine che ho violato era il confine tra tedeschi e italiani, era il confine per noi più immediato. Ho imparato a violare il confine tra credenti e non, il confine tra appunto sigle politiche, il confine per esempio molto spesso tra dentro e fuori le istituzioni, cioè tra fare il lavoro dentro o fuori. O per esempio il confine di cui nel gruppo cui ho fatto parte ieri abbiamo discusso molto, tra le piccole cose che si possono fare per cambiare e le grandi cose dove ci si sente spesso impotenti, che quindi si tende o a delegare o a imprecare o a aspettare che lo Stato o qualcuno faccia, l'ONU, il partito, il sindacato e così via. Ecco, diciamo, violare i confini, cioè non ritenere questi confini validi sistemi di orientamento, per me è stata un'esperienza preziosa e mi ha permesso di guardare dentro gli altri e di via via altri e credo di guadagnare molto e forse anche qualche volta di dare qualcosa. C'è però in questa sistematica violazione di confini una cosa nuova, ed è questa su cui io vorrei concludere. Cioè oggi ci vediamo tremendamente minacciati, anche ieri qui già si è sentita qualche eco, da una violazione di confini che invece non ci possiamo permettere. Cioè oggi i confini, diciamo, i confini di quello che noi, diciamo, i confini del nostro impatto umano verso la biosfera, oggi sono stati pesantemente violati, e non per conoscere semplicemente, per scambiare, per, diciamo, per interagire, ma sono stati scambiati per voracità, con scopo, diciamo, predatorio, di rapina. Oggi siamo la prima generazione per la quale non è più scontato che il pianeta potrà andare avanti. Cioè siamo oggi per la prima volta l'albero della terra, diciamo, viene interamente spogliato non solo dei suoi frutti, ma viene intaccato anche nella sua sostanza. Questo non era mai avvenuto prima di noi. Cioè, per quello che sappiamo, in tutti i millenni, nei milioni di anni precedenti, sempre i frutti, dico i frutti nell'insieme, insomma, che dava il pianeta, erano largamente superiori, quindi la capacità di rigenerazione della Terra, del pianeta, era largamente superiore all'impatto dei viventi. Oggi questo equilibrio, questo confine è già violato, ed è violato non perché ne abbiamo bisogno, è violato sostanzialmente per ragioni di mercato, per ragioni predatorie. Questo confine rischia di essere sempre più violato. E allora da questo punto mi sembra molto importante oggi indicare come grande causa di oggi, come passeggero da trasportare al di là del fiume, se uno avesse la forza di questo Cristoforo, che prima ovviamente aveva un altro nome che non conosco, avrà avuto un nome senz'altro pagano che non conosco, oggi il grande passeggero da portare al di là di questo fiume ormai molto ingrossato, molto tempestoso, mi pare possa chiamarsi un obiettivo che, con questo termine, adesso l'ho ritrovato e ne sono stato molto contento, nella lettera dei vescovi lombardi sulla questione ambientale, si chiama, credo, conversione ecologica. Dico conversione ecologica e non, per esempio, riconversione,
perché riconversione sa sostanzialmente riconversione industriale, riconversione produttiva, riconversione dei trasporti, insomma sa sostanzialmente di una misura tecnocratica che razionalizza l'uso delle risorse o qualcosa del genere, che dice sì, le risorse sono scarse, amministriamole meglio, sprechiamo un po' di meno, eccetera. Conversione ecologica, come voi ben intuite in un posto poi come Assisi mi pare in modo particolare, intende qualcosa insomma dentro e fuori, nel piccolo e nel grande, nei comportamenti e nelle grandi scelte. E mi piacerebbe molto che all'interno della Chiesa, che in particolare all'interno di gruppi, persone, eccetera, di ispirazione cristiana, si esigesse già un atteggiamento forse troppo rivendicativo, ma si aiutasse, se vogliamo dire così, la Chiesa ad avere il coraggio di scegliere su questo. Perché mi pare che la stessa lettera dei Vescovi Lombardi che ho citato prima e che mi sembra importante perché è il primo riconoscimento nella Chiesa italiana della urgenza della conversione ecologica, però è ancora una lettera piena di diffidenze, direi anche di sottovalutazioni, dove dice, oddio, l'ecologia non sarà magari una nuova religione, non sarà magari una sostituzione di religione, non sarà magari addirittura lo zampino del panteismo, o non sarà forse in qualche modo una nuova ideologia totalizzante o qualcosa del genere. Preoccupazioni non infondate, cioè non voglio dire che sono totalmente da buttare, però credo che oggi rispetto all'emergenza ecologica, rispetto alla salute della biosfera, rispetto all'equilibrio del nostro rapporto con la natura, c'è una grande urgenza di avere il coraggio di scegliere e sarei molto contento, molto felice che attraversando i blocchi, quindi in questo senso non immaginando ipotetici dialoghi tra cristiani e verdi, per esempio, o altre cose da blocco a blocco che non esistono, viceversa ci fossero molti cristiani e ci fossero molte chiese con il coraggio di scegliere la conversione ecologica. Vi ringrazio.